faccio appello a tutte le sferruzzatrici della provincia di Varese e non solo, per darci una mano a realizzare i cuscini che sono di misura, sono formati da due quadrati 40x40, oppure possono essere personalizzati anche solo da una parte. Insomma, poi ci contattate e vi diremo noi come volete farli e come devono essere fatti in cotone o lana. E vi diamo appuntamento poi per la fine di ottobre per consegnare i cuscini, entro la fine di ottobre. Il 18 novembre tutti in piazza Montegrappa insieme alle società sportive che ci stanno supportando e che hanno promosso il progetto e quindi vi aspettiamo tutti il 18 novembre pronti per aiutare chi ha bisogno di fare sport. Sarà destinato ai ragazzi ospiti della comunità Casa Sant'Antonio, che è stata inaugurata lo scorso novembre. È una comunità che ospita fino a 10 minori, attualmente sono 8. In particolare, questi ragazzi saranno aiutati nella loro partecipazione alle attività sportive, quindi per potersi recare presso le palestre o i campi, per poter avere le attrezzature, per poter coprire tutte le spese che sono necessarie. È un invito non solo per gli adolescenti che sono ospiti a Casa San Carlo, ma per tutti gli adolescenti a non fermarsi sul cuscino, seppure è un bel posto dove sostare durante la giornata, ma ad alzarsi, ad andare a stare con i propri coetanei, a stare all'aria aperta, a fare attività sportiva. È l'ennesima iniziativa di Varese Maglia a cui noi ovviamente non potevamo sottrarci dando il patrocinio. Il Comune di Varese è vicino a queste iniziative, ma noi dobbiamo ringraziare Varese in Maglia e tutti quelli che riesce a coinvolgere perché? Perché attraverso la loro attività, che oggi si manifesta con i cuscini che dovranno essere acquistati dai varesini nella loro consueta generosità, serviranno a consentire a società sportive di poter mettere a disposizione dei pacchetti sportivi per i nostri minori, per i nostri adolescenti. Credo che in un momento come questo, dove anche un invito autorevole come quello del Papa, abbandonate i vostri divani e fate sport, per i nostri adolescenti sia una bella risposta. Beh, lo sport non è solo grandi eventi, tra l'altro settimana prossima ne avremo uno estremamente importante che è la Coppa del Mondo di canottaggio sul lago. Non è solo grandi eventi, lo sport ha una valenza sociale importante. Negli statuti dell'ESD c'è scritto che il loro valore è il valore sociale, non possono fare utili, non possono distribuire utili e il valore che hanno è quello sociale. Mettere in connessione queste due realtà, quindi un impegno importante come quello di Varese in Maglia, con un'attività sociale credo sia fondamentale perché dà il segno di quello che questa città è capace di fare quando unisce le forze.